Ben ritrovati dal TG della Comunità di Primiero. In questo appuntamento vi parleremo degli innovativi filtri antiparticolato che verranno installati su alcune abitazioni nei comuni di Mer e di Mezzano grazie ad un progetto della Comunità di Primiero in collaborazione con la provincia di Trento. E ancora vi parleremo di eco-ristorazione e prodotti tipici locali. Apriamo questo TG con un incontro davvero particolare tra operatori turistici, enti ed associazioni di categoria per presentare il percorso di formazione alberghiera di Enel Primiero. Vediamo com'è andata. Siamo al centro Enaip di Primiero per parlarvi dunque del corso di formazione alberghiera, per fare il punto con il direttore del centro, Fausto Ecker. Allora, a che punto siamo e quali sono i dati di questo percorso che sta andando davvero molto bene? Il percorso sta andando davvero molto bene, nel senso che abbiamo cominciato 3 anni fa, nel 2010, con i primi iscritti a questo percorso, che saranno i primi allievi che vedranno la qualifica professionale a metà di giugno, quando termineremo questo anno formativo. La serata è stata realizzata grazie al sostegno dell'APT San Martino, della Comunità di Valle, la Cassa Rurale, l'ASA, Tluna, tutti hanno contribuito all'organizzazione di questo evento, che è proprio finalizzato alla presentazione dei primi allievi in uscita da questo percorso formativo, quindi i primi qualificati di quest'anno, che ci aspettiamo che dal prossimo mese di giugno siano sul mercato del lavoro e quindi disponibili per le aziende di settore ad essere assunti presso le aziende stesse. È fondamentale questa iniziativa, secondo noi, l'abbiamo concordata con il direttore della scuola, per noi è importante, al di là dell'utilizzo dei prodotti locali, la valorizzazione di personale locale, è un'opportunità per i ragazzi, è un'opportunità per le imprese locali, che utilizzando personale locale sicuramente hanno una marcia in più per qualificarsi come locali di qualità. È importante, secondo me, che anche nelle attività più aperte all'esterno, come il turismo, ci sia un forte radicamento locale. Viviamo in un'epoca in cui bisogna combinare, lo sapete, globalizzazione e identità locale. Fare una scuola, formarsi, conoscere ragazzi di altre parti del mondo è uno degli aspetti fondamentali della formazione professionale, che non è più o non è tanto come un tempo si pensasse una via di fuga per chi ha scarso interesse per lo studio. Invece diventa oggi forse un modo di incarnare cultura concreta, esperienza di vita e mondo del lavoro in un momento in cui tutti i parametri che erano stati importanti fino ad oggi hanno perso di significato. Questo percorso di formazione ha un duplice valore, innanzitutto perché dà nuova linfa vitale a questa scuola, a questo istituto professionale, e dall'altro perché mette in collegamento, in rete diretta, il territorio con la formazione. Questo è assolutamente importante in un territorio come il nostro, a vocazione preeminentemente turistica, dove chi vive e nasce in questa valle deve avere anche opportunità di lavoro. In questo senso il connubio tra territorio e scuola è assolutamente essenziale. Esprimo l'orgoglio della mia comunità di poter così avere questa scuola che sta crescendo, che sta dando risultati, che lega, come giustamente sottolineava, il prodotto locale con una qualità con la quale questo prodotto viene offerto e presentato. La scuola è questo, prima di tutto una scommessa sui giovani, e io vedo che qui la dimostrazione è che veramente ci possiamo essere. E ritengo che il Primiero, il Vanoi, ha un valore straordinario, un valore che oggi, questa è l'occasione propizia nel momento della recessione, delle difficoltà, basta però mettere in atto quella che oggi si ritiene indispensabile, creatività, fantasia e anche autenticità e originalità naturalmente dell'identità. Non scimmiotare altri prodotti, perché questa porta una sconfitta, non porta una crescita. Il Primiero oggi ha un'autostrada da percorrere. Questa autostrada deve essere percorsa con dinamicità, con formazione e anche con quella che io ritengo importante nel credo forte del valore del territorio. Lasciamo l'Enaip di Primiero, vi parliamo nel prossimo servizio dei nuovi filtri antiparticolato che verranno installati su alcune abitazioni dei comuni di Imer e di Mezzano. Abbiamo incontrato l'assessore della comunità di Primiero, Marco Zeni, che ci spiega di che cosa si tratta nel dettaglio.
Questo progetto è stato recentemente finanziato sul fondo per la promozione dell'ambiente, un fondo che comprende delle iniziative proprio di carattere ambientale. È un progetto che mira ad abbattere le cosiddette polveri sottili che vengono emesse dalle canne fumarie relative a impianti a biomassa, caldaie a legna piuttosto che stufe e cucine economiche che sono spesso presenti nelle abitazioni. In particolare il progetto prevede l'installazione sulle canne fumarie di appositi dispositivi, proprio questi filtri antiparticolato che trattengono questi agenti inquinanti. L'ambito di riferimento scelto sono i comuni di Mezzano e Imer che più soffrono di questa casistica, di questa presenza di polveri sottili. Questo progetto prevede un finanziamento pari al 100% per le spese di installazione dei filtri. Saranno invece a carico dei richiedenti le sole spese di allacciamento elettrico. Nell'ambito di questo fondo sono stati inoltre approvati dei progetti che riguardano in particolare il bike sharing, un'iniziativa che è già diffusa in altre zone del Trentino e per il nostro territorio prevede la realizzazione di 5 stazioni dotate di biciclette a pedalata assistita che verranno collocate nei comuni di Canal San Bovo, Imer, Fiera di Primiero, Siror e San Martino di Castrozza. Nell'ultimo servizio del TG di Primiero vi parliamo di ecoristorazione e prodotti tipici locali con l'assessore della comunità Giovanni Battista Fontana. Come al solito è davvero tutto, ringrazio il mio cameraman Diego Larentis, Gianangelo Pistoia per il coordinamento e la post-produzione. A voi tutti l'augurio di una buona settimana, ci rivediamo tra 15 giorni. L'ecoristorazione è un progetto istituito dalla provincia autonoma di Trento e portato in tutti i territori del Trentino. Che aiuta a capire da parte degli addetti ai lavori, vale a dire agritur, alberghi, ristoranti, tutte le persone che condividono il discorso della ristorazione. È stato organizzato il corso in collaborazione con l'UNAT LASA, quello che dicevo prima. È un corso formativo e informativo per conoscere le regole, le leggi e tutto ciò che può interessare il cliente finale. L'ecoristorazione è di per sé un marchio, è come marchio che verrà dato ai frequentatori del corso per la buona riuscita del loro lavoro, insomma.